Quantità o qualità? Qual è più importante per diventare un punto di riferimento nella tua nicchia di mercato online? C'è una cosa che mi colpisce tantissimo, e cioè quanti sono gli imprenditori online che danno totale priorità solo ed esclusivamente alla monetizzazione. Creano qualcosa di speciale, di utile, anche di carino, ben fatto, ma poi la prima cosa di cui si preoccupano è come faccio a monetizzarla. Ma amore mio, per monetizzare quella cosa bisogna che tu abbia un seguito di fan appassionati che appena dici «Ah, c'ho un libro, non c'è neanche la copertina, non è in vendita, non c'è il prezzo», già è best seller su Amazon. Quello a che è dovuto? Alla promozione? Al marketing? No, perché tutti sono capaci a pubblicare guide, ebook, a fare post sul blog, bandiere sociali e anche i video. Chiunque li può fare. Ma quanti sono quelli che non si arrendono, che non ne fanno uno, due, tre poi perché gli gira male, quel giorno piove, oppure gli è scaricata la batteria, non lo fanno? Sono pochi, pochissimi. È lì che devi guardare, anche perché è lì che entra il discorso della quantità e della qualità. Per creare delle relazioni, per creare una comunità di fan, servirà, no, che crei dei contenuti di valore, qualcosa di speciale. Ma anche Montemagno non è che ha iniziato il giorno 1 ed era perfetto, i suoi video erano tutti eccezionali e c'aveva 10.000 mi piace e 100.000 visualizzazioni. Marco ha iniziato piano piano, ma non si è fermato mai. Ha prodotto ogni giorno altri video. Ha puntato sulla quantità. Anche quando i video non erano eccezionali, non erano perfetti, lui stesso magari li avrebbe bocciati, è andato avanti, ha insistito. È inutile essere ossessionati con la qualità, per cui soltanto se viene perfetto, se tutto è a posto come voglio io, allora lo pubblico e lo faccio. Perché è nel fare degli errori, nello sbagliare, nel non mollare il colpo che si apprende qualcosa, nell'insistere, nell'andare avanti, che si possono scoprire cose che altrimenti non sapremo mai. Quindi penso che per chi voglia raggiungere la qualità necessaria per creare valore da condividere e con il quale far affezionare i miei fan, fargli capire che sono credibile, che sono degno della loro fiducia, ho bisogno di investire in quantità. Perché soltanto se provo, riprovo, insisto, sbaglio, faccio degli errori, sbatto la capoccia, posso imparare a fare meglio le cose. E viva la quantità, perché è un percorso salutare per raggiungere la qualità che cerchi. Thank you.